Avete mai visto le canne che quando camminiamo in autostrada oppure per strada oppure a piedi in bicicletta oppure con il monopattino oppure non lo so come camminate pure a quattro zampe, quelle canne che stanno diciamo in riva alle strade, in riva ai fiumi, e normalmente ecco crescono circa 5 metri le più alte e hanno il pennaggio, quelle che suonano. Per costruire questo strumento c'è bisogno di conoscere la natura. Come Daniele va a raccogliere le piante per fare la birra, il costruttore di flauti deve conoscere la natura per capire quale di questi pezzi di canna può suonare bene. In natura, almeno nella tradizione popolare, suonano per bene le canne che hanno il pennacchio, che sono le femmine. Quindi in natura quelle che cantano meglio sono le femmine. Quindi già partiamo svantaggiate, non c'è nulla da fare, è proprio la natura, sono proprio più importanti, non c'è niente da fare, rassegniamoci. Infatti la natura è ecocentrica come la donna, noi siamo eliocentrici, non è nulla di strano. Nulla di più strano. Scusate. Vi volevo raccontare questa cosa, cioè se io sono un ragazzo che di solito appunta le cose, ci faccio il diario, io stasera sono andato a Cervara a suonare, ho incontrato Daniele, e quindi quando si suonava un giorno sì, ho notato che se andavo in una città e facevo la stessa canzone in diverse tonalità, le persone reagivano in modo diverso. Tipo se suonavo la tamurriata in do, le persone ballavano in un certo modo, se la suonavo in re ballavano di più o ballavano di meno. Quindi quando sono andato a raccogliere i pezzi di canna di 5 metri che vengono tagliati con la luna calante di dicembre o di gennaio, in un certo modo dove cresce il sole, non ci deve essere l'acqua, ci deve essere il vento, vengono tagliati ed essiccati e vengono utilizzati dopo che hai fatto una selezione di proporzioni inaudita, vengono utilizzati dopo 4-5 anni, ho notato che se io raccolgo per esempio le canne a Cervara, quella zona mi darà una tonalità. E i flauti in do, per esempio, se la scala in do mi darà il materiale per fare il flauto in do e la quinta nota del do, quindi mi darà i flauti per fare il do, re, aiutatemi, do, re, mi, fa e sol. Quindi quella zona mi darà sempre due note, la prima e la quinta nota. E le persone che sono nate in quella zona o hanno vissuto in quella zona, stranamente, recepiscono ed amano di più queste due tonalità. Questo diciamo è il sondaggio fatto diciamo da uno che si appunta alle cose. Quindi vi chiedevo, ma vi siete mai chiesti se perché una canzone vi piace di più e o vi piace di meno, in quale tonalità? Questa è la domanda, perché penso che ognuno di noi abbia bisogno, come di mangiare e di bere, anche di una tonalità. Magari a te ti fa bene di più il re, a lui magari di più il mio. Questo diciamo per inizio. Vi faccio sentire un altro doppio flauto, lo volete sentire? Sì. Tu fa, apriamo. I bambini sono la bocca della casa detta. Dolcissimo. Allora, questo è uno dei più piccolini che ho portato questa sera. E questo strumento, naturalmente come tanti strumenti come il tamburo a cornice, è uno strumento molto antico. È uno strumento antichissimo, si trova anche nelle rappresentazioni sugli scavi, di mosaici, di anfore. Oltre agli aulos che erano greci, romani, c'erano anche i doppi flauti. E una volta i costruttori riprendevano i suoni della natura. In natura cantano gli uccellini, che hanno due parti qua, che sono due tubicini che emettono due note che si fondono nella terza. Quindi una volta si ascoltava la natura e si cercava di riprodurre la natura. In particolare la voce dell'usignolo. Sentiamo. Thank you.
natura tutto segue una geometria. Vi ricordate che prima vi ho detto anche Ave Maria, sempre alla ricerca di questa nota? In natura esiste una nota fondamentale. Non so se siete mai andati, diciamo, a sentire un'orchestra dal vivo. All'inizio il direttore d'orchestra fa alzare l'oboe e gli fa fare una nota. Poi si accordano tutti gli strumentisti e il maestro inizia. Quindi si accorda su una nota che in quel caso viene data dall'oboe. Oggigiorno sapete come si accorda uno strumento? Come si accorda uno strumento? Con l'accordatore sul cellulare. Con l'accordatore sul cellulare. Grazie. Un applauso a Ivano, grazie. Prima di Ivano, l'accordatore sul cellulare elettronico, come si accordava uno strumento? Con quello manuale. Con quello manuale, che si chiama? Diapason. Diapason, esatto. Quindi tu martellavi il diapason e si sentiva. Quale nota si sente? Il la. Il la. Perché poi si sente il la? Prima del diapason. Prima del diapason, come si accordavano gli strumenti? Come si accordavano? Si accordavano? A orecchio! Eccola qua, come dire? Un applauso alla signora Cinzia! Ma la domanda è, come si accorda uno strumento ad orecchio? Tu prendi l'orecchio e fai tot 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 e si accorda l'orecchio. Scusate. Come si fa ad accordare uno strumento ad orecchio? Questa è la domanda più difficile della serata, cari amici telespettatori. Che si vince, che si vince. Un bacio da me. Rispondessero solo le femminucce. Come si accorda ad orecchio? In realtà è una sensazione, no? Se tu devi capire se è accordato oppure meno, lei mi sta dando una nota, quindi io mi sarei appoggiato a lei. In questo caso non mi appoggio per accordare questo strumento a lei, ma a quello che mi circonda. Questi strumenti venivano costruiti quando non c'era l'auto che passa, oppure il treno che si sente in sottofondo, oppure lo stereo, oppure le persone che fanno, ma erano costruiti da persone che vivevano la natura, te l'ho detto. No, semplicemente restando nella natura, perché la nostra natura, il nostro pianeta, emette una nota, una vibrazione, perché le note sono vibrazioni, il suono è una vibrazione. Indovinate che nota dà? Il la. Quindi ancora oggi tutti quanti accordiamo sulla, non lo so se sta facendo il la, però magari è il la. Stava accordato il la. Facciamo un applauso all'amica. Importante dire una cosa, che fra una nota e un'altra ci sono le frequenze, no? Più alte, più basse. La nota del nostro pianeta ha una frequenza in hertz, senza che vi spiego gli hertz, no, facciamo domani, questa è quella, che è 7,83. Quindi se noi becchiamo con i multipli quella frequenza della Terra, noi vibriamo. Vibriamo e stranamente ci torna il sorriso. E stiamo bene. Questo era il nutrimento che conoscevano gli antichi, tipo le erbe che si mettevano nella vita, e che oggigiorno non si sa. Mica uno sa che frequenza è quella canzone che sentiamo. La sentiamo e basta. Però vi voglio dire questa cosa, io sono rivenuto stasera per dirvi questa cosa, che l'80%, no, non il 100%, della musica che ascoltiamo, io non più, che si ascolta, è come se fosse una frequenza McDonald's.
A chi è che piace il panino della McDonald's qua? Diciamo che sono pochi, li portano i genitori. Il resto chi gli piace la verdura o la frutta coltivata dal contadino di cui conosce anche, diciamo, la famiglia? A tutti. Qualcosa di naturale, qualcosa di bio. A chi è che piace? Quando becchi il multiplo della terra, quella frequenza è naturale e quindi ci appartiene e vibriamo di più. Quando invece non becchiamo quella frequenza, purtroppo, ragazzi, non vibriamo molto bene, perdiamo il 40%. E vi ho portato a sentire la differenza stasera. Vediamo. Allora, questi sono due doppi flauti in fa. Una è accordata nella frequenza McDonald's e un'altra nella frequenza... Vi faccio sentire la differenza, poi mi dite mi è piaciuto il primo, il secondo, non lo so. Suono il primo. È un po' freddo, no? Chi è per il secondo? Alzate le mani, non le vedo. Per il secondo? Era il secondo. È il secondo, infatti. Era il secondo. Quindi. Quindi il secondo è. Come ha detto, ti piace il McDonald's? Però non so se avete almeno notato una differenza. C'è una differenza. Sappiamo un po' più di natura. In realtà fra il primo e il secondo passano soltanto 8 Hz, che per alcuni musicisti sono niente. Invece in realtà fra questo e questo c'è realmente la natura e la metodologia. Grazie. E la... Scusa, e il flauto della Giulianese invece? Il flauto della Giulianese stasera non l'ho portato. No, ma però che quella è ipnotico. E indovina che frequenza? È quella della natura. Che staresti sentire un altro. Staresti ad ascoltarlo per ore senza che ti dà fastidio. Abbiamo sentito la Campania, un poco di Campania, abbiamo sentito un poco di Sicilia, sentiamo un poco di Calabria. Thank you.
Grazie a voi. Dovete sapere che in bocca due flauti ci stanno bene. Tre flauti pure ci stanno bene. Quattro flauti non ci stanno bene. Tanto è vero che nell'antichità, proprio perché in bocca quattro flauti non possono essere suonati comodamente. Io ci ho provato, poi l'ho staccato e ho fatto qualcosa di diverso. Hanno creato un portaflauti. Vi ricordate la zampogna che non ho portato? Ce la ricordate la zampogna? E ma guardate, c'ha tre cose la zampogna. La zampogna c'ha una parte che si chiama ceppo e poi innestate dei pezzi di legno che una volta erano fatti di canne ed erano dei tubi con un'ancia battente sopra. Però all'inizio era canne. Quindi invece di metterli in bocca si è portato il portaflauti e poiché c'era anche bisogno di un dispendio di fiato particolare, è stata innestata la sacca, l'otre, che permette di suonarli tutti assieme. Però in alcune regioni d'Italia, come in Sardegna, ci sono altri strumenti, come le launeddas, che suonano con lo stesso principio. Ma anche in Campania, in Sicilia, esiste il triplo flauto. È uguale al tamburo, quindi è fritta. Questo è. Faccio sentire un altro che veniva utilizzato di più nel Medioevo e poi vado a riscaldare il tamburo dentro perché so poi di farvi risentire una cosa con tutti. Furbo l'amico. Ma che cosa? Mauro, gamba fa, se si nomme senza pesce, ma che cazzo gamba fa? Thank you.
mangia, 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 mang